Vi spiego un attimo la situazione che avevo a casa mia sabato scorso. Un gruppo di amici abbastanza grande si appresta ad una cena tutti insieme. Dopo la cena in qualche modo ci si deve assolutamente intrattenere, solamente che un gioco di società per così tante persone è difficile da trovare. E per questo mi è venuta l'idea geniale di utilizzare Switch, che comunque è una console che è stata pubblicizzata come console da party, lo si vede anche nel primo trailer con Karen che prende la Switch e la porta nel bancone per giocare a Mario Kart. Eppure proprio Mario Kart non era il gioco adatto ad un party, perché dopo c'è troppo dislivello tra chi sa giocare e chi non sa giocare. È uguale Mario Party, che non ho mai comprato e che quindi non ho, semplicemente. Quindi mi è venuta in mente un'alternativa che in realtà qualcuno di voi mi aveva chiesto nel gruppo Telegram. Lo trovate sotto in descrizione. Sto parlando di uno dei giochi probabilmente più sottovalutati di questi mesi usciti su Nintendo Switch. Ed è un gran peccato, perché è un gran bel gioco, e sto parlando di 51 Worldwide Games. Buon salve a tutti amici, io sono Ame, vostro villain from Video Games, e oggi parliamo di 51 Worldwide Games, che ho potuto provare in tutte le sue forme, sia in modalità party, diciamo così, con un gruppo di amici, sia da solo, single player, sia online. Ma intanto, che cos'è Worldwide Games? Perché potrebbe essere che molti di voi non abbiano mai sentito questo gioco. Come vedete è una cartuccia di Switch, ad un prezzo modico, perché si può trovare di base, ed è uscito in realtà a 39,90, con 51 giochi classici. Che detti classici sembra quasi noioso dire così, vecchi, vetusti, ma in realtà sono giochi davvero davvero belli. Abbiamo ad esempio cose classiche come può essere Forza 4, scacchi, dama. Abbiamo qualcosa di molto wisportoso, sì. Bowling, biliardo, oppure ad esempio il tennis da tavolo, oppure il golf. E abbiamo cose anche un pochino diverse dal normale. Che è strano vederle, soprattutto in una cartuccia creata da Nintendo, perché questo gioco è stato fatto da Nintendo. E cioè, per esempio, poker, Texas Hold'em o cose molto più orientali come lo shogi. In tutti questi giorni ho avuto la possibilità di provare la maggior parte dei giochi presenti, non tutti 51, alcuni purtroppo non ho avuto modo di provarli, però ce ne sono alcuni che mi hanno veramente conquistato fin da subito. Ad esempio Yacht, che potete chiamare Yazzi, che a causa del copyright ovviamente è chiamato in un altro modo, oppure Uno, che a causa del copyright non viene chiamato Uno ma di base è Uno. Insieme a queste ci sono appunto altri titoli molto molto meno classici del normale. Infatti ho detto 51 giochi classici, ma appunto trovare lo shogi, trovare il mahjong, trovare il Texas Hold'em, trovare un sacco di giochi di carte che non ho mai visto in vita mia, non sono giochi classici, o almeno non lo sono per noi. E personalmente parlando, credo che chi apprezzerà 51 Worldwide Games non siano i ragazzini o i bambini molto piccoli, che magari possono apprezzare qualcosa come le macchinine elettriche ad esempio, oppure il calcetto, ma piuttosto i grandi, che sicuramente via via col tempo hanno ritrovato, forse come me, la passione per i giochi di società classici. Potete ad esempio quindi fare una partita a freccette con il vostro amico davanti ad una birra mentre semplicemente chiacchierate, oppure potete giocare con il vostro cuginetto di 8 anni alle macchinine elettriche, offrendo anche lui ovviamente una birretta. E quindi ho apprezzato che in questa scelta di 51 giochi ci sia stato effettivamente interesse verso tutti e tutti quelli che possono prendere questo gioco. Quello che però, cari villani, ho apprezzato veramente tanto, e secondo me è una cosa molto sottovalutata, è cosa c'è oltre il gioco. Perché la grafica intanto è bella, le animazioni che vengono viste dei vari giochi da tavolo, che molti sono giochi da tavolo giapponesi che purtroppo si sono persi nel tempo, non vengono più giocati e sono stati ricreati dentro questo 51 Worldwide Games, è cosa Nintendo ha voluto creare intorno. La grande N non ha voluto unicamente riprodurre alla perfezione tutti i 51 giochi presenti qui all'interno, ma ha voluto anche riprodurre
ciò che rappresentano quei giochi per la nostra vita. Ad esempio, quando sceglierete le freccette avrete intorno un bar dai toni caldi che vi farà veramente sembrare di essere in un pub giapponese in cui di solito si gioca effettivamente a freccette. O quando, per esempio, sceglierete le macchinine elettriche, vi ritroverete intorno delle tazze di caffè come se stesse praticamente giocando un pomeriggio di pioggia d'inverno insieme ai vostri amici. O ancora sarete in un salotto grande, illuminato, a giocare a Forza 4 su un tavolo di legno, mentre magari il vostro immaginario, o vostra madre, o vostra nonna, o vostro padre sta preparando qualcosa nella stanza di fianco. E in tutto questo regna una musica leggera, calma, tranquilla, che quasi rende 51 Games la musica lo-fi dei videogiochi, diciamo così. Parlando delle varie modalità con cui potreste andare ad affrontare appunto 51 Worldwide Games, c'è ovviamente la modalità single player, che personalmente non presenta tanto interesse, perché giocare con la CPU, che comunque aumenta di difficoltà di volta in volta, può essere un buonissimo allenamento, ma non è secondo me il vero divertimento del gioco. Il gioco mostra secondo me veramente i muscoli nell'uno contro uno, quando vi ritrovate ad esempio con un'altra persona. Anche in locale, ad esempio, con almeno 4 persone è difficile trovare un gioco disponibile. Ci sono i giochi adatti a 4 persone, ma non sono così tante. Il gioco ti spinge, Nintendo ti spinge ad avere almeno 2 console se siete appunto 4 giocatori, o comunque avere una cartuccia a testa e una Switch a testa. Prendiamo ad esempio il contesto dell'online, ragazzi. Cose come poker, cose come il blackjack, cose come l'uno, non potrete... il fake uno, attenzione, fake uno, diciamolo. Non potrete assolutamente giocarlo in una console soltanto. Dovrete almeno avere 2 console, almeno giocare uno contro l'altro. Dall'altra parte, ragazzi, invece ci sono molti giochi, come prendo sempre ad esempio la pista delle macchinine, che al suo interno è molto figo, presenta una modalità mosaico. Potete quindi prendere 2 Nintendo Switch, metterle una di fianco all'altra e con la modalità mosaico, prendendo l'esempio delle piste delle macchinine, sempre collegarle per avere un tracciato più lungo e a quel punto giocare in 4. E vi dico la verità, quando l'abbiamo scoperto qui sabato sera e l'abbiamo visto, ci siamo rimasti tutti di sasso, perché era una cosa strafiga che avremmo voluto fare subito. E come ho detto, tutto questo, ragazzi, è presentato ad un prezzo strabuono, perché già potete trovare ad esempio 51 Worldwide Games in digitale a 32€ e fisico ve li costa 39,90€, che non è nulla per effettivamente un gioco che sia online sia uno contro uno veramente mostra i muscoli. Ed è incredibile come Nintendo abbia avuto un'idea semplicissima ma geniale, perché ha preso, ha detto facciamo 51 giochi. Da quel che ho capito, questo non è nemmeno il primo gioco che esce, era già uscito una cosa più o meno simile anche su Nintendo 3DS, ma la verità è che su Nintendo 3DS non è una console già di base per 2 giocatori. Switch sì, invece, e prendere un'idea del genere e sbatterla ad un prezzo sul mercato agevole per tutti è tanta roba, ragazzi. Ma come detto, c'è qualcosa in più. C'è una modalità online. Da quando è iniziata la modern era, possiamo dire così, di Nintendo, che è partita praticamente da Wii U, quasi ogni gioco della grande N ha una modalità online. A volte assolutamente non necessaria, a volte assolutamente perfetta, come lo era ad esempio Super Mario Maker 2, prima che dicessero che non potevamo giocare con i nostri amici. Differentemente invece Worldwide Games, che ti permette fin da subito di poter giocare con 3 amici online, il che è tanta tanta roba, ma soprattutto ti permette di sfidare chiunque a qualsiasi gioco. Quindi tu ti ritrovi ad esempio ad andare online, sfidare chiunque tu voglia, ok? E nel tabellone di tutti i giochi presenti vedrai una piccola iconcina arancione che ti mostrerà che ci sono delle persone che stanno giocando, stanno cercando partite di quel gioco. Quindi puoi anche evitare di stare 20.000 ore dietro un gioco sperando di non trovare nessuno,
Perché sai già magari che c'è qualcuno che ti sta cercando, ti vuole sfidare in quel gioco lì. E vi dico la verità, il server di Nintendo, in questo caso con 51 Worldwide Games, riescono a reggere bene, riescono a reggere assolutamente bene. Ci sono momenti in cui magari ci sono tante persone collegate e a quel punto un po' di rallentamenti li subisci, il che purtroppo rende ingiocabile giochi come ad esempio baseball, in cui ti serve, o hockey da tavolo, in cui ti serve comunque una reazione veloce, pronta, ma allo stesso tempo giochi un pochino più calmi come può essere poker, Yahtzee o ad esempio le freccette, non hanno di base necessità che tu abbia comunque una risposta veloce assolutamente, quindi i lag diciamo che non gli fanno un baffo. Dall'altra parte però, come ho detto, esistono dei giochi che questo lag lo soffrono, ma personalmente anche giocando online, anche in orari magari non proprio pomeridiani in cui sappiamo che c'è molta gente, non ho mai avuto problemi di rallentamenti. Anzi, giocando ad esempio a baseball, in cui ti serve della reazione pronta subito, non ho avuto problemi. Con qualcuno l'ho avuto, probabilmente a causa della loro connessione, ma in generale veramente mi sono trovato strabene. Questo magari, forse, anche perché ci sono pochi giocatori che hanno comprato il gioco e presenti nei server, e che va benissimo, comunque i giocatori ci sono e le partite si trovano. 51 purtroppo, ragazzi, rischia di essere quest'anno una perla che si è persa, semplicemente che nessuno sa che è uscita e che cosa può dare veramente. E 51 Worldwide Games, per quanto probabilmente non verrà mai aggiornato con diversi giochi, che tu lo compri ora o che tu lo compri prossimo anno, è perfetto per divertirsi. Non può invecchiare un gioco del genere, perché magari alcuni giochi sono addirittura classici che esistono da una vita e già non invecchiano di loro. Quindi ragazzi, volete un ottimo party game? Prendete 51. Volete un ottimo gioco anche solo da condividere con una persona per fare qualche sfida? Prendete 51. Volete un gioco con cui sfidare me e cercare di farmi arrabbiare perché prendete un poker di 6 a Yahtzee? Prendete 51. E questo, ragazzi, era tutto quello che io volevo dire su 51 Worldwide Games. Ve ne volevo parlare perché io mi ci sto divertendo la faccia e secondo me potreste divertirvi tanto anche voi. Grazie a tutti, ricordate i miei social sotto in descrizione, Instagram, il canale Viola e ovviamente il gruppo Telegram in cui siamo tutti lì che chiacchieriamo tranquilli e felici. E noi ci vediamo a un prossimo video.